30 anni di Moto Guzzi, che qui a Ecma viene festeggiato il suo anniversario con una nuova moto. Lei si chiama Vicento Mandello, una sport tourer dal look direi molto morbido, sinuoso, con questo frontale particolarmente evoluto, visto che abbiamo una firma luminosa LED che richiama l'aquila di Moto Guzzi proprio come firma luminosa al frontale. Molto particolare e unica per Moto Guzzi, la forcella semiattiva Hollins, un top di gamma che va continuamente a modificare il setup in base allo stile di guida del pilota. Doppio disco freno all'anteriore, pinza Brembo, motore marchio di fabbrica di Moto Guzzi, V di 90 gradi, raffreddato a liquido. 115 cavalli, 1042 centimetri cubi per questa nuova sport tourer di Moto Guzzi. Firma luminosa LED anche al posteriore, molto elaborato questo scarico corto, stupendo direi il cerchio in lega. Vediamo il monobraccio sulla sua sinistra, molto largo, bellissima soluzione. Ma una delle soluzioni più importanti, visto che è la prima moto al mondo ad avere una soluzione aerodinamica attiva, le alette vicino al serbatoio per proteggere il pilota e per avere una migliore efficienza aerodinamica. Il prezzo non lo conosciamo ancora, presto ve lo comunicheremo sull'articolo dedicato a lei su motorelania.com, quindi seguiteci per tutte le novità di Ecma.